Entra nel vivo oggi, nella giornata internazionale dedicata alla violenza sulle donne, la settimana di iniziative promosse dal Comune per riflettere sul tema. Un programma di appuntamenti fitto che ha coinvolto enti, scuole e associazioni nella rassegna Svergognati, organizzata dall'Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con la città metropolitana. Tutt'oggi il fenomeno purtroppo è ancora diffuso perché è di matrice culturale. Noi abbiamo voluto fare una specie di stati generali, quindi con la città metropolitana, gli assessori dei comuni della Campania, per connettere l'agenda cittadina alla città metropolitana e fare un piano programmatico d'azione di progettualità dal basso. Nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova, questa mattina si è aperto con il saluto del sindaco De Magistris il convegno sulle strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, una giornata per discutere sul fenomeno e condividere con studenti e rappresentanti di forze dell'ordine la storia e l'esperienza dei centri antiviolenza territoriali. Siamo tutti impegnati perché si possa contribuire al massimo a sconfiggere questo obbrobrio che è la violenza di genere, la violenza nei confronti delle donne. Questa città è impegnata a mettere al centro della sua azione la persona. Quando parliamo di persone ci sono innanzitutto le persone più deboli e più sensibili, tra queste ci sono le donne, ovviamente non solo le donne, anche i bambini, anche gli immigrati. La centralità della persona è questo che secondo me è il punto nodale per cambiare veramente, non limitarsi a contare le vittime o a considerare che questo è solo un tema di repressione, di reati e di magistratura. C'è una grave crisi di valori, una grave crisi sociale, evidentemente se c'è così tanta violenza ancora oggi nei confronti delle donne, anzi molta di più di quella che si legge sui giornali, perché tante donne non hanno la forza, si sentono sole e non hanno il coraggio di denunciare.